Allora, bentornati a Your Hero Rewards, 38esima edizione. Allora, passiamo ad un nuovo anno e altri tre film. Intanto facciamo entrare Rising Terror, il nostro Alex. Eccolo qua. Oh, ma che meraviglia. Ma ti sei proprio capati, Alex. Ormai, guarda. Bravo. Clonandomi. Sì, infatti. Allora, intanto aspettiamo che rientrino chiaramente Steve e Simone. Allora, passiamo all'altro. No, Simone, Andrea. Simone, Andrea. Scusa, no, che cavolo sto dicendo? Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Steve e Andrea. Intanto facciamo entrare Steve. Eccolo qui, vedo anche Andrea. Facciamo Bene. entrare tutte e due. Allora. Ciao. Ciao Andrea! Ecco. Ciao Steve, hai visto che abbiamo il mostro, vedi? Fenomorfo! Finisabile, eccolo qua. Fenomorfo! Alex, Andrea. la clonazione! Allora, Grande. stavo dicendo, adesso parliamo dell'anno 1900, per non sbagliarmi, e 97, ok? È stato l'anno, ve lo dico subito perché parleremo di questo, di The Nightfly, Alien, la clonazione, l'avvocato del diavolo. Tra l'altro, voglio dirvi che nelle storie io ho messo sia The Dentist che The Visto. Nightfly. Vi è piaciuto? Potete mettere sì, potete mettere no. E devo Io ho dire già che uno stava fatto. andando molto bene con il sì, l'altra sorpresa stava andando proprio per il no, che non è piaciuto e a Anch'io ho tanti. messo no. Uguale, A chi? uguale. A The Dentist. Ecco, vedi? Vedi? Perché The Dentist stava proprio su un no categorico, mentre l'altro è piaciuto. Invece poi ho Sì. sentito Alex che poi adesso ci arriveremo con The Nightflyer che non gli è piaciuto. Ah, terzo gol, scusate, 3-0 l'Italia. Ah, Portiamo vabbè, bene noi, vai. portiamo bene Vai, vai. noi, portiamo bene noi, bravo È Steve. vero. Portiamo bene noi, siamo noi degli Siamo Rewards, noi. portiamo bene. Capito? O sono tutti che sono dei VIP? No, scherzo. Allora, partiamo proprio da questo The Night Flyer, che tra l'altro oggi ho messo anche su Twitter, sul canale Twitter di Ore d'Orrore, quindi potete vedere sto faccione lunga con le zanne aperte. Allora, The Night Flyer, anche qui non ho, vi dico, molte curiosità, qualche curiosità ce l'ho pochissime, sinceramente. In Italia è noto come il titolo, con il titolo The Night Flyer, il volatore notturno, ovviamente soggetto di Stephen King, regia dello sconosciuto Mark Pavia o Mark Pavia, ma penso Mark Pavia, perché poi non mi risulta che abbia fatto chissà che cosa, vabbè. Ecco, nelle curiosità del film, ve le dico subito, Richard Dease, il protagonista, appare nella zona morta, dove svolge un'intervista a Johnny Smith per il giornale Inside View, e vediamo un po' le altre curiosità. L'aereo usato dal vampiro volante è un Cessna Skymaster 337, 337. Parecchie foto presenti nell'ufficio stampa immortalano veri delitti, inclusa quella della prostituta orribilmente mutilata. Questi scatti appartenevano a un detective attivo a Los Angeles tra il 1930 e il 1950 e vennero successivamente pubblicati in una raccolta dal titolo Scene del crimine. Quindi pensate, erano proprio scene vere. Allora, partiamo da Alex, partiamo subito dalla critica. Che cosa non ti è piaciuto di The Beh, Nightfly? è un film che ho rivisto dopo tanti anni recentemente. Infatti, l'avevano riproposto, mi sembra, alle 5 del mattino su, non mi ricordo, su Rai 3, una cosa del genere. L'ho rivisto. E sono quei film che li considero quasi come film dossier, diciamo. Questi film anni 90, così, che la tirano per la lunga su questo personaggio, su questo Night Flyer. Questo personaggio che vuole investigare cos'è questo Night Flyer fino ad arrivare a scoprire esattamente cos'è questo personaggio, che appunto è un vampiro. Però è un film sì, che si sviluppa principalmente verso l'ultima mezz'ora, di conseguenza è un film
che la tira un po' per le lunghe, dunque non mi ha entusiasmato molto e neanche il finale in se stesso. La tira per le lunghe in che senso, secondo te? Perché è molto investigativo, di conseguenza c'è la prima ora che proprio questa investigazione a capire cos'è questo personaggio, a scoprire che cos'è questo, questo vampiro, e per poi arrivare alla fine che, vabbè, il vampiro, posso dirlo, il vampiro la fa franca e sto qua rimane così, inebetito, insomma. Grandissimi amici 1997, esatto, per me non è stato un bell'anno quello, però devo dire che sì, 1997 non ce l'ho neanche in collezione, non ce l'ho neanche in collezione, tanto per dirvi, dunque non ha... ecco, ti ho detto tutto. Allora, oddio, sarebbe stato più grave se ce l'avessi se no, non ce l'avesse Steve, sarebbe molto più grave. Ma non si trova, non si trova bene, c'è solo questa versione qui che è uscita in edicola e costa sulle 50 euro ora, se lo vai in italiano. Non c'è una versione italiana rilasciata in un video non di questa serie qui. Ma anche voi diteci, utenti, che cosa ne pensate, se l'avete visto i Netflyer, perché per un periodo andavo, è andato molto su Italia 1, mi ricordo. Poi c'è sì, sì, è vero. L'hanno dato. Esatto, sì. Poi dopo un periodo lo davano praticamente sempre un po'. Negli anni 90 per finire, nel podium ce ne vuole tanto, nel senso che vuol dire che gli altri film che sono usciti proprio in corona, guarda, in corona l'orrore degli anni 90. Se hai la clonazione e l'avvocato del diavolo. Beh, l'avvocato del diavolo è un bel thriller, ma rimaniamo sempre ma non è horror. Con l'idea che negli anni 90 sono più proposti thriller che horror. Perché Alien per me è fantascienza, cioè non è horror anche sì, quello. Sì, sì. Esatto, neanche lì è fantascienza. Assolutamente sì, ma infatti questo penso, ripeto, che siamo tutti d'accordo che gli anni 90 sono stati un punto. Sì, sì, no. Io ho detto che anche addirittura dal tramonto all'alba, che sicuramente è un horror di cui abbiamo parlato prima, ma c'è quel poliziesco in quel modo. Sì, sì. Poi è una parodia. Hai capito? Dà la possibilità al film di avere uno sviluppo diverso dal solito classico horror, ecco. Sì. Dovremmo aspettare che piaccia o che non piaccia, dovremmo aspettare Final Destination forse sì. Di parlare. Anche questo Netflix infatti è un horror investigativo sotto certi aspetti, perché bravo. Appunto c'è questo giornalista che all'inizio non crede che questo qua sia un vampiro, si va per flashback di ricordi dei sopravvissuti. È girato bene perché insomma questi flashback insomma sono interessanti, ti fa insomma appassionare il film, non è che ti crea la tensione, non è che è un filmetto così che dopo un pochino dici ma che palle, io ci arrivo alla fine per bene, cioè me lo sono visto più di qualche volta, Alex no, però io sì, quindi cioè, a me piace anche il fatto che il vampiro si veda poco. In un certo senso è la stessa formula dello squalo di Spielberg, che lo squalo si deve vedere, poi se si vedeva sempre magari avrebbe fatto. Ho detto la formula, Alex, non l'ho paragonato allo squalo di Spielberg, ho detto la formula. Quanto mi fa bene quando vedo che Steve si incazza. Ma io adoro. Allora, siccome però Alex mi ha giustamente... Ho le due classifiche di come è andato il voto, quindi tra poco vi dico anche gli scartati. Devo dire, non me l'aspettavo, c'era uno che per due voti non ha preso il posto di The Dentist, parlando della classifica della diretta di prima, e poi vi dirò anche chi. Andrea, però, te, The Nightmare. Io sono più vicino a, in questo caso, a Steve, perché a me non è dispiaciuto il film. Certo, non è un horror vero e proprio, è più un thriller con venature horror, se si può dire, insomma. E mi è piaciuto perché alla fine, poi, il giornalista, il reporter, è quasi più spietato del vampiro. Sì. Non, praticamente si trova in un incidente, ora non voglio fare spoiler, ma si trova in un incidente che non c'entra nulla con il vampiro, stradale, dove ci sono persone morte, e lui praticamente, pur di fare il servizio, sposta una persona morta e gli fa la foto. Sì, senza scrupoli proprio. Sì, senza sì. Scrupoli, esatto. Il livello in cui, insomma, tratta un po' anche del diritto di cronaca,
quanto si può andare oltre alla cronaca, anche se nera, si può andare oltre certi limiti, non si può andare oltre. Infatti poi alla fine ecco, esatto, e il vampiro è assetato di sangue, ma anche il giornalista stesso è assetato di sangue. Non c'è molto... viene anche avvertito ma non gliene frega niente, continua. Anzi, il vampiro lo scusi fra virgolette, lo giustifichi perché comunque si deve nutrire di sangue. Il giornalista alla fine è entrato in un meccanismo malato per cui non riesce più a uscire, ma non ha un vero e proprio perché, perché comunque alla fine è un giornalista di punta della testata giornalistica, non ha bisogno sempre di dover dimostrare di essere il migliore a tutti i costi. Allo stesso tempo ormai è entrato in quel meccanismo di follia e anche di cattiveria, di menefreghismo, scusate la parola, che lo portano ad essere una persona poco umana, ecco, con poca umanità. Alla fine sconterà forse questo suo essere. Allora, Mario Cosmi ci dice, io anche ho la tua versione, Steve, credo che parli di... Ah, sì, lei dico, Alien e horror, dai, anche fantascienza, ci dice Flavio. Sì, non lo so, a me non è mai dispiaciuto, musica sempre, soprattutto Miguel Ferrer, è proprio nella parte del giornalista rompipalle, grande, sì. Miguel. Togliamo il Robocop, sempre Miguel Ferrer. Il Robocop e naturalmente anche in Twin Peaks. Vogliamo dire che ci manca, tra l'altro lui cugino di George Clooney, ci manca tanto. Era cugino di George Clooney. Sì. Ci manca veramente tanto. Marikowski decisamente nella parte che tipo. Tra l'altro, proprio visto che sto parlando di Miguel Ferrer, vi ricordo che giovedì prossimo, nel secondo appuntamento di Twin Peaks, già l'abbiamo detto, parleremo di Albert, del personaggio di Albert che rimane storico praticamente. Fatti una vita suoi file, fantastico. Allora, visto che dopo ovviamente andremo avanti e visto che c'è ancora un po' di tempo, perché abbiamo... vi dico quello che è successo nella scorsa diretta. Simone, se sei in linea, ascolta, perché è anche per te. 0 voti per Bad Moon. Parliamo del migliore del 1996. Bad Moon, nessun voto. Tremors 2, un voto. E il Riser 4, 2 voti. Ma il carino. Passo. Allora, dal tramonto all'alba ha avuto 125 voti. Scream 69 voti. The Dentist 15 voti. Propri. A 13 voti non ce l'ha fatta l'Arcano Incantatore. Ah, i pupi avati. Ah, era meglio quello. Per due voti, per due voti, ahimè. Francamente, invece, adesso, vediamo un po', fammi scrutare i voti. No, qui la differenza è tanta, almeno tra quarta e terza. Allora, 1997, Cure, un voto. Che? Chi? Cube? No! No, ah. Cure! Sì, non pare così. Cure. Con la bocca a cuculo. Chi l'ha visto? Ah. Ma non ce l'ho. Magari l'avrò anche visto, ma non me lo ricordo. Mai coperto. Quale? Cure. Cure. Come si dice? Cure. Ah, Cure. No, Cure. Come il gruppo dei Cure. Ma chi l'ha visto? No, io non l'ho visto. Infatti ha preso un voto. The Relic. Perché non l'hanno visto, non perché. The Relic, due voti. Relic. Ce l'ho. Cosa hai fatto? 5 voti. Ma dai, wow. Non è arrivato nel podium. Cosa hai fatto? È venuto fuori il Night Flyer. Venga, va, per carità. Ma so cosa hai fatto, una menata da bambini. Ma anche qua, perché il Night Flyer... Dai. Io capisco The Night Flyer. So cosa hai fatto, dai, su. È una menata? So anch'io cosa hai fatto a Barcellona. Maledetto. A 6 voti, Wishmaster. Wishmaster, il primo è buono. Il primo è buono. Il secondo e il terzo no. Ma il primo era carino. Un sacco di personaggi famosi. 10 punti per Mimic. Mimic di Del Toro. Del Toro, mi sbaglio. Sì, è giusto. Del Toro.
Allora, lasciamo, in più. Lasciamo da parte il quarto posto. Ciao Lara. Allora, L'Avvocato del Diavolo ha stravinto 125 voti. Bah. Quindi non c'era proprio, non c'era storia. Ale nella clonazione ne ha presi solamente 52, per dirne. Però. The Night Flyer, 33 voti. Quindi anche questo basso rispetto al secondo posto. Ha 18 voti, quarto in classifica, Scream 2. Beh, vabbè. Meglio The Night Flyer. Questa è la classifica, questa è la classifica appunto. De che vi faccio anche vedere, non è che mi sto, ecco qua. No, crediamo. Andiamo. Intanto ci vedo. Cure. Cure. Allora. Chi non ha cura gambe. Bello, cure. Ma il cubo. Boh, il cubo. E più avanti. Non era male. YouTube. Il cubo non c'era manco, se era quest'anno c'era. C'era nemmeno. 98-99. Il cubo è del 2001, mi pare. 2001, siamo là. Siccome Steve, tra l'altro, non gli posso manco più fare le sorprese, per cui mi hai detto, mi devi anticipare con i film, perché siccome ovviamente abbiamo i doppi appuntamenti, sono tanti, quindi se me ne manca qualcuno io me li devo vedere, però... Da oggi vi dirò le classifiche, quindi tra poco vi dirò le classifiche degli ultimi due anni 90 dopo, va bene? Guardate quanto sono buono, oggi mi sembra Maria Grazia, non lo so. Grazie! Allora, Bello Mimic ci dice The Horror Place, eccomi, la trombetta, ma il cubo, vabbè, abbiamo letto. Del 97. Carità, del 97. Il film L'Avvocato, ma non è horror, lo so, quello però... Non è horror, no. Non è horror. È soprannaturale, un thriller soprannaturale, via, diciamo, sì. Si può definire. Sì, dai. Con venature, però... un po' di horror, ma insomma, non è un film horror. Tra poco ne parleremo. 97? Ah, sì, ci sta, sembrava un po' dove... Non è proprio entrato nel senso, perché noi poi, tra l'altro, devo dare anche una spiegazione agli utenti, quando lo facciamo sul gruppo, era solamente sul gruppo il voto degli Order of the Wars, e c'era una selezione, quindi queste classifiche che vedete, molti avevano già, ed erano già usciti prima, quindi questo è il voto finale sempre, e ne mettavamo quelli, non so, 7, 10, capito, al massimo. Quindi si vede proprio che non era molto amato all'epoca, perché uscì subito, ok? Cioè, non è stato tanto visto. Probabilmente infatti. Anche quello, insomma. Vari allora, cose. Adesso mettiti una maschera, Alex, dai, che parliamo di Alex. No, c'è la cena che mi esce. Xenomorfo che esce dal torace, oddio. Il mio nuovo vibratore, voglio dire. No, sinceramente pensavo che usciva da un'altra parte. è il mio nuovo dildo. È una nuova versione di Alien. No, perché fantastico, visto però, così... Bello, guarda, però. No, giralo, Alex, no, giralo, di te, la testa verso di te, sembra altro così. È altro. Hai capisci a me? Bip, allora. Bip. È il mio nuovo dildo. Allora, parliamo di Alien, la clonazione, quindi del 97, di Jean-Pierre Jeunet. Dopo un'anteprima a Parigi, va bene. Allora, vediamo un po' se ci sono subito delle curiosità. Anzi, Steve, parla prima tu. Allora, Alien, la clonazione. secondo me, ragazzi, non è il migliore della saga per niente. Secondo me sono i primi due sono i migliori. Poi c'è il terzo, che quello della prigione, che non mi piace perché c'ha gli alien fatti al computer. Questo voleva riprendere un po'... Eccolo. I posti claustrofobici che c'erano nell'uno, ma non ci riesce. Esatto. Voleva prendere un po' anche la carica militare che c'era nel due, ma secondo me non ce la fa. E un po' anche la questione religiosa che c'era nel tre, con questi... detenuti che avevano questa fede verso questo Dio, nel fatto che l'uomo si mette al posto di Dio per ricreare, per clonare,
era da poco stata clonata anche la prima pecora, quindi Dolly. La Dolly. Sì, la Dolly. Che si chiama Dolly Parton, perché vabbè, comunque. E si pensava appunto che da lì a poco avrebbero clonato anche gli umani, quindi forse l'idea è venuta anche un po' da lì. Comunque, ecco, è un film che non è noioso, perché si segue bene, almeno io lo seguo bene. Ha guadagnato di più, è vero, è uno di quelli che ha guadagnato di più, o sbaglio? Non lo so, perché i guadagni non lo so assolutamente. Però comunque c'è troppa... È un film divertente, questo sì, penso. C'è una... Sì, è uno splatter, spara, ammazza, così. Gli alien in certi versi sono fatti al computer e quello mi piace meno, quando invece sono fatti proprio con la maschera, sono fatti bene. L'unica cosa un po' è l'alien finale, quello che sembra un umanoide, diciamo. Ah, il figlio. Sì. Quello per me se ne va fuori un altro alien, cioè la madre è fatta benissimo, la madre viene introdotta, è il pezzo forte della regina, il pezzo forte del film, però ecco, lui poteva essere mondo... fatto meglio effettivamente, non è Dio. Hanno voluto cambiare un po' qualcosa, sì, ma hanno voluto cambiare sì un bel po', però allora so. Considerate che il film fu prodotto in America con un budget di 70 milioni di dollari messo a disposizione dalle imprese, vabbè, di Bill Badalato, Gordon Carroll, David Giller, Walter Hill per Brandywine Production. Al botteghino il film ha incassato complessivamente la somma di oltre 161 milioni di dollari. L'attrice protagonista Sigourney Weaver ha preteso, proprio l'ha preteso, una retribuzione di 11 milioni di dollari per continuare a interpretare il ruolo di Ripley. Non lo voleva più fare, morì apposta nel terzo, poi gli dettero 11 milioni di dollari e lo fece. Nel primo film, infatti, nel 79 la Weaver era stata ingaggiata per soli 30.000 dollari. Sì, vero. Nel primo, di Ridley Scott. Primo, esatto. Vabbè. Poi dopo ha avuto successo e quindi poi si è potuta permettere... Era la stessa storia di Schwarzenegger con Terminator, senza di lui non lo facevi, che poteva dire quello che voleva. Tra l'altro... La Weaver ha fatto uguale, secondo me. Allora, è stato spesso nominato il film, ma non ha mai vinto, non certi premi principali, tipo il Satellite Award, di Saturn Award, ha avuto un sacco di nomination per il miglior film di fantascienza, miglior regia, miglior attrice... Miglior attrice non protagonista, Winona Ryder, migliori costumi, però non ha mai vinto, solo nomination sono arrivati, niente, quindi non è stato un film molto fortunato economicamente, ma non certo. E volevo ricordare che è uscito anche il videogioco Alien Resurrection, non so se qualcuno di voi... Sì, molto bello, bello survival horror, bello. È bello. E tra poco vi dirò altre curiosità. Tutto per la PlayStation. Questo film, poi passiamo ad Andrea. Scusa? Alex, passiamo a te, passiamo ad Andrea. Beh, che pensi, io Alex? Ricordo la volta che l'ho visto al cinema, ne sono uscito soddisfatto, anche se effettivamente c'è questa pomposità di CGI, di computer grafica, però è un film che mi ha soddisfatto alla prima visione, e dopo magari anche il fatto che ci sia stata anche Winona Ryder, che è un'attrice che all'epoca valutavo molto di più che il giorno d'oggi, comunque mi è piaciuta la sua comparsa, anche il fatto di vedere questi alieni nuotando nell'acqua, dunque fuori da un contesto dello spazio, e anche, diciamo, è stata un'evoluzione di vedere l'alieno. So già, Steve, che ti stai allontanando sempre di più, però non importa. Anche il fatto di questa sequenza dove due alieni rinchiusi dentro una gabbia, uno ammazza l'altro per scappare, dunque per far sanguinare uno degli alieni, per scappare, è anche una scena che mi ha molto colpito. Poi effettivamente lo preferisco al terzo, decisamente. Il terzo per me è stata un'agonia solo vederlo al cinema, non vedevo l'ora che finisse, e mentre questo qua, diciamo, è come ultimo film, per me ci sta, dunque lo promuovo. Non è sicuramente all'altezza del primo e del secondo, e comunque è un film carino, insomma, per me, per il mio punto di vista. Non lo so, ci dice Alex, sto morendo, perché se vedete che prima facevi robe,
ma è un negozio di gadget. No, lui è un collezionista. È un performer. Io sono il gadget. È un performer. Non so, gadget vivente. Lui ha un negozio di gadget, io ho un negozio di DVD. Ragazzi, una biblioteca, dai. Se volete qualcosa, ragazzi, ci telefonate. Nonostante ci dice, mi sembra un mega granchione, mi fai venire fame, ti dice Alex. Pensa. Ciao Vito. Questo. È arrivato Vito. No, non quello. No, poverina, dice Lara, è tornata per due briciole. Infatti, i soldi. Se ne presi veramente tanti. Minchia, 11 milioni. 11 milioni mi pare era più di quanto chiedeva Julia Roberts, che era l'attrice più pagata, mi pare, a quei tempi. Che ne prendeva 4-5, esatto. Cioè è al doppio di quello che chiedeva lei. Secondo me lei ha chiesto i soldi anche per il primo film. Che dice, sì, mi sa, se prendi pochi, giusto, che sei fatta. Allora, Andrea, che ci dici di questo Alien della clonazione? Che ma manco tanto sorprendentemente, lo ripeto, perché poi quando ci sta una classifica con film un po' scattini, è normale che Alien della clonazione, già il nome dice tutto, e comunque sul podio ci arrivi in qualche modo, no? Allora, io premetto che i primi tre mi sono piaciuti, tutti e tre. Certo, il primo di Ridley Scott è quello che mi è piaciuto in assoluto, il secondo Aliens, scontro finale, è molto bello, di James Cameron. A me è piaciuto anche il terzo, so che a molti ha deluso effettivamente il terzo, però l'idea di ambientarlo anche in una specie di carcere, insomma, dello spazio, non mi è dispiaciuta. Poi David Fincher mi piace come regista, e quindi non mi è dispiaciuto neanche il terzo. Questo quarto capitolo direi che è molto divertente, e lo si rivede volentieri dall'inizio alla fine. Ci sono anche dei momenti horror molto interessanti, per esempio, ora senza fare spoiler, ma il Ripley che vede poi gli esperimenti che sono stati fatti. Lei è il numero 8, e ce ne sono stati fatti 7. Quando entra in quella stanza, cioè 1/7, è inquietante. Lì è veramente horror vedere questi poveri organismi di persone che non sono state clonate. Poi vedi proprio anche una come lei, addirittura. Quella che è sempre viva. Che è sempre viva, che chiede di essere uccisa. Bravo, esatto. Lì è inquietante, devo dire. Poi, secondo me, l'interpretazione di Sigourney Weaver è una buona interpretazione, perché ti pare una persona umana, che però non è completamente umana, è un in bilico fra l'alieno, a sangue alieno, ha dei poteri e delle forze sovrumane, che non so, è legata ancora a una parte umana, ma è legata anche agli alieni. Quindi non sa cosa scegliere alla fine, non si sa cosa, se patteggia per gli umani o per gli alieni. E tant'è che l'ultimo essere, no? Quello che poi ora non dico come va a finire, che non ci piaceva tanto, il figlio della regina praticamente riconosce lei come madre e non la regina. La regina è stata poi, ha potuto concepire grazie agli esperimenti fatti su Sigourney Weaver. Sì, si parla di clonazione, si parla anche della voglia dell'uomo di potere anche qui, cioè di creare una razza superiore che sia, una via di mezzo, in questo caso fra alien, e quindi una razza, eletta, però non ci riesce. Quindi un po' può ricordare anche un po' una sorta di nazismo, quando volevano creare la razza pura, la razza ariana. Qua vogliono creare una razza che sia superiore a scopo bellico, per poter poi, diffondere questi alieni e poter conquistare la Terra e poter conquistare il mondo. Per fortuna le cose non vanno esattamente come erano nei piani iniziali. È un film da vedere, se vi piacciono i film horror di fantascienza io lo consiglio, perché è un degno finale della saga, ecco, secondo me. Bravi gli attori, anche Sigourney Weaver, poi mi sembra ci sia anche l'attore che ha fatto il boy, che ha fatto la... non muore. Cioè, sì, arriva alla fine poi. Uno poi, perché
A parte il boy, poi muore sempre. Quasi sì, esatto, l'attore lì ha fatto anche il nome della rosa. Che sì, era... Il nome della rosa, bravo. Questo, vi volevo proprio chiedere questo. Un velocissimo, diciamo, commento su due attori. Winona Ryder, come si sono comportati nel film, e il grande, appunto, Ron Perlman, che dal nome della rosa finisce nel futuro di Alien e la clonazione. C'è anche il cattivo del corvo. Perlman è un grandissimo attore. Sì, c'è anche in Blade. C'è anche il cattivo del corvo, del primo corvo, quello che aveva i capelli lunghi, non mi ricordo l'attore, come si chiama. Veramente, ma... come si sono comportati Winona e Ron in questo film? Andrea? Ma allora, Winona non era facile, ora non voglio dire perché non voglio fare spoiler, però è un personaggio particolare, alla fine si scopre che anche lei, insomma, non è proprio quello che sembra, non è proprio, non so se posso dirlo, non è proprio umana. Delusione totale con la Shelley. Ecco, e quindi non era facile, diciamo, interpretare questo ruolo. E, secondo me è buono, però secondo me spicca Sigourney Weaver. Forse perché è anche la protagonista, ma non è solo quello, è molto espressiva, molto brava, secondo me. Ron Perlman? Lui fa il classico, diciamo, guerriero a questo punto, mercenario, che sembra poi cattivo, sembra anche lui menefreghista, però alla fine, diciamo, ha anche lui dei valori, insomma. Alla fine anche lui crede in qualcosa che non sia soltanto la guerra e l'uccisione. E sembra, è un personaggio rude, è un personaggio molto, molto forte, però a me è piaciuto. È in linea con i personaggi che di solito in questi film lui fa, tranne Nel nome della rosa, che fa tutta un'altra con tutto un altro personaggio. Intanto Alex sta dicendo, Lara, no vabbè, dopo il ceppo di ieri, Alien sotto vetro, praticamente. Penitenziaci te. Sì, penso di Winona e di Ron Perlman ne penso benissimo, perché è uno degli attori, quando lo vedo mi piace sempre. Di Winona Ryder mi è dispiaciuta quella scena e basta. Io speravo fosse finita e invece no. Così può dire, ha capito. Quando gli sparano. Quello, io pensavo fosse finita, invece no. Ho detto vai, sì, oh, in un film schianta, e invece no. Niente da fare. Sembrava strano che Winona Ryder in quel momento era molto popolare, morisse subito. Insomma. Ma era quello il bello, anche Drew Barrymore era popolare, però schianta. Insomma. In quel film lì, Winona è moscia, cioè è molla, nel senso che gli de... perché anche lei è androide. È moscia come prova attoriale o perché la sceneggiatura prevedeva quello? Penso che la sceneggiatura prevedeva quello, comunque. In quanto l'androide, questo androide con questi sentimenti umani, dunque, però già da lì, insomma, ha già iniziato ad andare un po' a picco, come ultimamente anche con Stranger Things. Personalmente sarà anche il personaggio che interpreta, però mi è andato un po' a male, diciamo, è un declinio. Ma anche perché tutti gli androidi prima erano tutti stronzi, cioè non ce n'era uno compassionevole, erano tutti, dal primo all'ultimo, cioè, sono stati... gli androidi prima erano tutti per portare l'alien sulla Terra, fare esperimenti, cioè, da Bishop... Droide di secondo livello, diciamo, di secondo livello, emozioni all'androide, però, insomma... in effetti non era facile la parte di Winona Ryder, perché era umana, non doveva sembrare un androide all'inizio, se no si scopriva subito, e quindi ha dovuto fare anche un po' una parte un po' sottotono, credo anche per il tipo di sceneggiatura, il tipo di personaggio. Dice, Winona è una grandissima attrice sottovalutata, secondo me, ci dice Rob Robby. Quindi, non lo so, ci dice Simona, però è molto dark come attrice. Rispondendo credo proprio a Simona, Winona, ok, pensavo che rispondevi a qualcuno che si chiamasse Simona. Perfetto, allora voglio ricordare che nel film c'è anche un Brad Dourif. Sì, c'è Brad Dourif, sì. Allora passiamo subito, perché consigliare Alien la clonazione, Alex?
Beh, intanto si conclude definitivamente, si spera, perlomeno questa saga. Vediamo una Ripley in vesti ancora più aggressive delle precedenti uscite. È carino, dai, tutto sommato è un film ameno di intrattenimento, anche se non spicca nella saga come dei migliori. E comunque è un intento di continuare appunto questa saga concludendola. Dunque, ci sta. Film che intrattiene, fatto bene, a livello di effetti speciali. C'è un po' troppa CGI, non come nel terzo, che nel terzo io l'alien del terzo non lo posso vedere, che corre a quattro zampe, è fatto in CGI, è davvero brutto. Io preferisco quelli fatti, insomma, con la tecnica dei primi due, che c'era proprio la CGI quasi a zero. Però quanto sembra quello del terzo non è in CGI, perché io avevo domandato e sembra che sia CGI, però le non scene è stato... per forza. Sì, però le scene per forza. Quando corre come un cane, cioè, boh. Sì. Perché avevo domandato proprio all'Alien Museum che l'ho visitato l'anno scorso, e infatti mi ero lamentato anch'io di questi effetti CGI, e lui mi ha detto, essendo un grande appassionato, che non era stato girato in CGI, però è proprio l'effetto luce che lo rende tale. Dunque, boh, comunque sembra fintissimo. Sì, veramente, però, anche a me non piace. Sto quarto si guarda, conclude degnamente la saga. Mette forse un po' troppe cose nuove, però è un bel film alla fine, un bel film sia di azione sia di fantascienza con delle parti orrorifiche. No, alla fine non si guarda. Sì. Andrea? Sì, anche secondo me, se vi piacciono questi tipi di film e avete visto, soprattutto avete visto gli Alien precedenti, guardatelo il quarto, perché comunque è molto interessante. Conclude la saga, ma poi è anche un film pieno di tensione dall'inizio. C'è questa cosa della clonazione un po' esagerata, riescono a clonare, va bene, il Ripley dal sangue rinvenuto nella scena della sua morte 200 anni prima, però è interessante, intrigante, ha delle parti anche horror. Quindi anche gli appassionati proprio di horror, solo di horror, possono apprezzare anche questo tipo di film. Secondo me è da vedere, ecco, per passare anche un'ora e mezzo divertente. Non vi aspettate il capolavoro. Però. C'è questa scena mezza sensuale con Ripley che nella pancia della madre, della regina. Gioca madre. Anche a basket, Ripley. Gioca anche a basket e anche brava. Tra l'altro, spacca anche una testa con il pallone, mi sembra. Tra l'altro, c'era questa curiosità che non vi ho letto, dove si dice che lei, nel girare la scena, veramente è riuscita a fare canestro. All'indietro, poi. Però c'è chi dice di no, c'è chi dice di sì. Insomma, c'è una sequenza che su YouTube. Che alla prima, è riuscita alla prima. Alla prima. Sì, boh. Chiamasi all'indietro tira, sì. Ho giocato a basket. Però, scusate, non doveva fare l'attrice, doveva fare la giocatrice. quanto repellente è alta. Il figlio alta. Con il nasino lì è una cosa repellente, cioè proprio ti annusa. Sì. È brutto, in effetti lui è brutto, ma proprio non ha quella bruttezza bella di Alien, ecco, merita, insomma, è un po' brutto, proprio brutto. Che Bonali è riuscito male, insomma. Allora, parliamo di chi ha vinto: l'avvocato del diavolo. Un po' dramma, un po' horror, un po' thriller, un po' di tutto, insomma. La TDK, che bello. Mitica TDK. Ce l'ho così, cosa vuoi? Sony o TDK di solito si usavano. Così ce l'ho. Allora, diciamo quattro cosette sull'avvocato del diavolo, poi le curiosità però ve le dirò dopo. Andiamo molto velocemente. Allora, il titolo fa riferimento all'espressione idiomatica avvocato del diavolo, il nome del personaggio interpretato dal grande Al Pacino, John Milton, e quello dell'autore del poema Paradiso Perduto.
Nonostante la trama sia tratta dell'omonimo romanzo di Andrew Neiderman, il film include alcune allusioni minori all'opera di Milton. Per esempio, la famosa citazione «Meglio regnare all'inferno che servire in paradiso», e alla fine del film vengono descritti gironi ardenti, concentrici, come nella Divina Commedia di Dante. Tant'è che ci siamo anche io e Alex, non so se avete visto. Cioè, proprio là, nella massa, nella... nell'orgia finale, ci siamo anche noi. Nel quadro. Allora, alcune scene sono state girate nell'appartamento del miliardario, poi presidente, ahimè, degli Stati Uniti, aggiungo io, Donald Trump a New York. La sigla finale è Paint It Black. Poi viene anche detto, viene anche citato Donald Trump, mi sembra, a un certo punto. La sigla finale Paint It Black dei Rolling Stone, nonostante abbia diviso pubblico e critica, il film è diventato un grande cult, ormai lo sappiamo tutti, sono generalmente apprezzati i dialoghi e l'interpretazione del mitico Pacino. Allora, Steve, partiamo da te, poi andrò a leggere le 15 curiosità. Vai, Steve. Un film anche questo... non horror al 100%, chiaramente, questo, sì. Anche se... chiaramente Al Pacino fa la parte del diavolo, però non è questo che rende un film horror, se non che ti presento Joe Black sarebbe un film horror, però è un film che io vidi da piccolo, perché l'ho visto proprio appena del 97, l'avevo visto nel 99 e mi piacque subito, forse mi è piaciuto più quando lo vidi che rivederlo ora, che rivederlo adesso. Io amo il mi film è piaciuto tantissimo. Scusate, ma per me... Come? Ah, che ho visto. Mi piace il film per Kenyo. No, io mi piaceva più la donna di Kenyo. Però... Certo. Però... No, è bella, è bella. Non è brutta. Poi mi innamoro facilmente. Lo so. Insomma, in tre volte c'è un film horror, c'è una donna, sono innamorato. Certo. Insomma, no, però c'è un Al Pacino stellare, c'è ancora io la scena dell'acqua santa, me la ricorderò finché campo, cioè, che va bellissimo col cazzo. bellissimo. Riscalda l'acqua col visto. Rivisto, appena rivisto, vedete, molti per niente horror, c'è un po' di horror, è un thriller dramma, chiaramente, sì. Però c'è delle scene un po' sanguinolente, un po' Charlize Theron, sì, qualcosa, non ho sì. Sonno, vabbè, tre interpreti strepitosi, che dire, non ho Pacino forever, si dice Lara, che ovviamente è per Al Pacino. Io sì, ci provo ogni volta che entro in chiesa a mettere il dito nell'acqua santa. Ma non... poi dobbiamo ricordare il doppiatore, Carlo Giannini. Grande... che è straordinario anche lui, insomma, nel doppiare Al Pacino. Non è il primo film che doppia, veramente. No. Senza Giancarlo non si va avanti. Andrea, tu che cosa ne pensi? A me è piaciuto molto come film, soprattutto perché ha comunque non dico una morale, comunque trasmette dei messaggi importanti, come la sete di potere che l'uomo ha, infatti Al Pacino dice: io sono il protagonista di questo millennio e lo saprò anche il prossimo, perché comunque ha capito che l'uomo vuole denaro, vuole potere, un po' come soldi. Sono nato prima di te, morirò ecco. Da un prezzo, più o meno. E quindi, però c'è un prezzo da pagare, e questo prezzo può essere molto molto caro, e soprattutto perché riguarda i propri affetti. Quindi il protagonista praticamente guarda solo al lavoro alla fine e trascura la moglie, trascura la madre. Sì, la madre è un pochino pesantuccia forse come personaggio, un attimino, bello. È una classica. Comunque è bello, però è un bel... Sì, il film mi è piaciuto molto, e poi per me Al Pacino è uno degli attori più grandi di sempre, sia come attore cinematografico e anche come attore teatrale, quindi per me è un gigante, insomma, anche se non è molto alto, ma è un gigante. Assolutamente. Alex? Beh, è un gran bel thriller per tutto il pubblico, per tutti, dunque un film che si lascia vedere, ricalco che non è horror, comunque ha anche delle scene, soprattutto a parte a livello morale, anche che ti fa ragionare a livello morale di quello che è giusto, quello che è sbagliato, quello che dovrebbe essere, e il potere dei soldi e del potere in se stesso.
è un film che sì, lascia un segno, nel senso anche con gli altri, durante gli anni. Adesso sono molti anni che non lo rivedo, non so se è invecchiato bene o meno come film, però anche il cast è un cast con Al Pacino e Keanu Reeves che appunto spicca e che spiccano subito, dunque un gran bel film, per quello che ricordo lo dovrei rivedere proprio per vedere come è invecchiato durante gli anni. Tra l'altro il film, come Alex ci sta mandando molto vicino, parla proprio della corruzione dell'animo umano e del libero arbitrio. In questo il film ha esaltato prepotentemente, no? Tutto. La pellicola ha avuto un grande successo al botteghino, incassò, costato, pensate, 57 milioni di dollari è costato, e ne ha generati nel globo circa 153, diventando il secondo film del 97 per incassi, pensate. Il nome di Al Pacino nel film è John Milton, e questa è una chiara citazione al poeta appunto del XVII secolo che ha scritto Il Paradiso Perduto, come abbiamo detto prima. Come in tutti i film, anche nell'Avvocato del Diavolo si possono notare alcuni piccoli errori, come in tutti i film, quindi anche in Shining, che ci avete fatto due palle così per un post, anche Shining, no? Che dite che ma Kubrick l'ha fatta, no, pure di tutti i grandi, pure Kubrick sbaglia, rompete le palle, basta, Kubrick l'ha fatta apposta a mettere la, no, si è sbagliato, punto, l'ha tolta, allora che cavolo. Allora, il più eclatante però è sicuramente quello che si trova nella scena finale, nella quale Al Pacino viene colpito da Keanu Reeves con numerosi colpi di pistola. Successivamente possiamo osservare che sia la sua camicia sia la sua giacca non sono fuori, minimamente intaccati o rovinati dai colpi ricevuti. Anche il doppiaggio, uno strano, però ha avuto dei piccoli inconvenienti. Sempre nella scena finale, Kevin Lomax chiede a Milton: cosa hai fatto a Mary Ann? E lui risponde che se la scala della depravazione umana va da 1 a 10, io e Mary Ann siamo arrivati a 7. Questa risposta è frutto di una traduzione errata, perché nella versione originale Milton sostiene di essere arrivata a 11 con Mary Ann, 11, quindi e non anche serve. Perché lei va a finire in manicomio quasi, quindi credo che... E questo fa intendere che ciò che Milton, il diavolo, ha fatto alla moglie di Kevin è molto al di là dell'umana depravazione. Esatto. E questo nella versione italiana non è reso in modo efficace. Vero, ricordo. Quindi, hai capito? Aveva detto 11, non 7, capito Alex? 7-11. Grazie. Ho sbagliato col film 7, ha detto 7. 7-11. Vero, però. Allora, dopo di questo... Do fuoco al ceppo, ragazzi, mi dispiace. Fuoco cammina con noi. Guarda che te perderemo, noi da qui non chiamiamo poi. È una casa che va fuori. Capisco che ti piace Kerry, però date una carmata. Allora, grazie, non lo so, perché c'è grande Italia, penso per lo sfogo su QE. No, a me non mi piacciono i registi di essere forse intoccabili. Sbaglio tutto. Sono umani come tutti. Dai, poi se allora... vai al rallentatore, a rallenti, riguardi tutte le... trovi sempre qualcosa se vai a cercare proprio anche il pelo nell'uovo, insomma, alla fine. Esatto. Ci sono siti interi che trattano solo di questo, quindi... Sì. I produttori... È il bello anche del film che abbia poi degli errori, perché è umano, insomma, è chiaro. Non è perfetto come tutto, credo. Poi magari la produzione si interrompe, la stessa scena la rigiri 3 mesi dopo, e non può essere tutto uguale. Allora, i produttori del film sono stati accusati di aver violato il diritto d'autore, pensate. L'artista e scultore Frederick Hart ha mosso infatti questa accusa a causa della fantastica ed enorme scultura in casa di John Milton. Hart ha realizzato un'opera molto simile chiamata Ex Nihilo all'interno della cattedrale episcopale di Washington. È stata la stessa chiesa a notare la netta somiglianza e a spingere l'autore a sporgere denuncia. La Warner Bros. Quindi fu costretta ad inserire una dicitura simile a ogni riferimento a persone fatte puramente casuale e a cambiare la scena nelle edizioni on video. Si è cagata sotto a Warner in qualche modo. È un po' sì. Specialmente contro la chiesa. Ce la fai, Paura di sborsare tanti soldi dopo. Un tarcimento.
Pare che all'inizio Al Pacino, pensate, avesse rifiutato numerose volte la parte di John perché riteneva il copione troppo commerciale, troppo pieno di effetti speciali. Il regista quindi decise di modificare radicalmente la pellicola pur di avere il grande attore nel film. L'assenso da parte dell'attore arrivò dopo almeno 5 rifiuti e altrettante riscritture della sceneggiatura. Però un pochettino di vino Al Pacino, la tira un attimino, Pacino prova anche a reindirizzare il ruolo ad altri attori, addirittura come Sean Connery o Robert Redford, ma alla fine il regista la ebbe vinta e lo convinse. Anche lo stesso Taylor Eckford non era sicuro inizialmente che avrebbe partecipato alla regia, infatti avrebbe dovuto dirigere il film Joel Schumacher. Ah, e il ruolo del protagonista Kemp sarebbe dovuto essere di Brad Pitt, addirittura di Edward Norton o di John Cusack. John Cusack ce l'avrei visto bene, un po' schizofrenico, cioè non è solamente serendipiti, ecco, è pure altro. Sì. Anche la stessa Charlize Theron rimase per molto in dubbio se accettare o meno la parte, visto le scene di nudo per le quali l'attrice non era molto d'accordo. Putica lei, non povera putica. Però sta meglio con capelli lisci che ricci all'inizio, insomma. Io avete neanche rasata a zero, Sì, sì, bella comunque, insomma. anche senza un braccio come Mad Max. Esatto. Allora, prima di iniziare a girare, sia Keanu Reeves sia Charlize Theron volevano entrare bene nella parte, quindi lui trascorse molto tempo con diversi avvocati difensori newyorkesi, lei a contatto con una psicanalista per 3 mesi per poter interpretare a me il ruolo della schizofrenica paranoia. Della schizofrenica, questo è quanto. Dimmi Andrea, stavi dicendo qualcosa? No, avevo... Non sono foto e cinema, ci dice Robby Robby, che dice gli errori ci possono stare soprattutto quando c'era la pellicola. Assolutamente sì. Allora, in un'intervista del 2011, la famosissima e bravissima attrice Helen Mirren, che tra l'altro io amo in maniera folle, ha raccontato di essere stata cacciata dal set dell'Avvocato del Diavolo a causa di Al Pacino. La star è sposata dal 97 con il regista del film Taylor Eckford, con il quale aveva una relazione già durante le riprese. La Mirren quindi volle fargli visita sul set, ma Al Pacino mi notò dietro centinaia di persone, lo vidi parlare con Taylor, che poi mi si avvicinò e disse: mi dispiace, aspettate che mi dispiace Helen, ma temo che tu debba andartene. È una cosa strana che hanno molti attori, quella di non voler essere visti dai loro colleghi quando lavorano. Successivamente Helen Mirren ha lavorato con Al Pacino proprio sul set del film Phil Spector, e nel ricordare quello che era successo anni prima gli ha detto: Al, stavolta non mi sbatti fuori dal set. Adoro la... Fatto bene. Lei la queen a tutti gli effetti, no? Non sembrerà vero, ma il match di box a cui assistono Lomax e Max Hamilton non è una messa in scena, ma un vero e proprio incontro di box. Infatti è stato realmente un incontro regolare per decidere il titolo di campione del mondo di pesi medi. L'incontro si è disputato il 4 ottobre del 96 al Madison Square Garden, chiaramente in New York, nel quale il campione poi Roy Jones vinse nettamente contro il suo avversario. Le musiche all'interno del film sono state scelte accuratamente per esaltarne l'essenza stessa, per questo motivo il regista decise di affidarle a dei grandi della musica, come James Newton Howard, Mick Jagger e Keith Richards. Non è un caso infatti che il brano che ascoltiamo alla fine è proprio appunto Paint It Black. Infatti nell'incontro c'è anche, mi sembra, Larry King, l'ex manager di Tyson, quello con i capelli tutti bianchi, che saluta Al Pacino e Keanu Reeves, insomma, fa un cameo, diciamo. Don King. Larry King è un presentatore. Don King. Quello con i capelli tutti ricchi. Piano d'oro, con i capelli bianchi. Sì, esatto, lui. Famoso manager anche di Tyson. I soldi a Tyson, praticamente. Esatto. Ultime due curiosità. L'Avvocato del Diavolo è stato uno dei primi film, caro Steve, ad usare in grande quantità gli effetti speciali digitali. Uno dei più evidenti e meglio riusciti riguarda la piscina sul grattacielo dello studio legale di Al Pacino. Ah, bello! Questa magnifica piscina con i bordi che finiscono direttamente nel vuoto non esiste ed è stata creata totalmente in maniera digitale. Gli effetti speciali. E sarebbe pericolosa, tra l'altro. Una norma. Sarebbe pericolosissima. Esatto. Un attimino. E l'ultimo, L'Avvocato del Diavolo ha ricevuto diverse nomination, però insomma, quello che vi ho detto prima.
Gli conferì poi il rinomato Saturn Award, premio che ispirarono anche i responsabili del trucco, gli sceneggiatori e via dicendo, ma questo ci interessa poco. Allora, velocissimamente, se volete sapere i film di cui parleremo la prossima settimana e soprattutto le classifiche, come sono andati. Alex, perché consigli L'Avvocato del Diavolo? Beh, perché è un must per l'epoca. Alla fine è diventato un... Lo considero un film cult con un cast di eccezione e una buona trama, un buon thriller, dunque ci sta. Andrea? Sì, assolutamente, e un grandissimo Al Pacino, una grandissima interpretazione, bel film da vedere assolutamente, è un thriller classico, però con qualche venatura di horror e soprattutto di sovrannaturale, e poi ha anche diversi messaggi che sono molto interessanti, da vedere, sì. Assolutamente. Film anche secondo me da vedere, un classico del thriller drammatico con venature horror, cast eccezionale, soprattutto Al Pacino, ma anche gli altri, anche Charlize Theron, anche Keanu Reeves recitano tutti bene la parte. Il film è fatto bene, appunto, è un film che possono vedere tutti perché appunto non è un horror puro, quindi straconsigliato, un classico. Allora, il prossimo anno concluderemo gli anni 90. Ciao, Lori. Il 1998 e il 1999. Allora, Vampires, Halloween 20 anni dopo, Blade, che vinse nel 98, The Blair Witch Project, Il Sesto Senso, che però arrivò secondo a discapito nel 99 di Sleepy Hollow, che vinse... Io se lo trovo lo guardo perché non l'ho mai visto Blair Witch Project, quindi se lo trovo lo guardo. Intanto per Il Sesto Senso sarebbe piaciuto che mi sono rifiutato di andarlo a vedere al cinema perché ci sono. E tu hai detto non ci sono 18. Il 18 è sabato. Quando è? No, il 18 è venerdì, tesoro. Allora non ci sono. Non ci sarai per parlarne. Troveremo un'altra persona. Vai alle cene del campo. Vedi? Allora, velocissimamente, The Dentist 2, un voto. Ah, io non vi vedevo più. Ok, The Dentist 2, vado veloce, The Dentist 2, un voto. Deep Rising, Presenze dal Profondo, due voti. The Fighting, 4 voti. La sposa di Chucky, 8 voti. Urban Legend, 14 voti. Ringu, 26 voti. E poi Vampires, 71 voti. 72 voti, Halloween 20 anni dopo, quindi sono stati attaccatissimi. Meglio Vampires, però. Ma Blade ha vinto con 115 voti, una cosa pazzesca. Proprio. L'altro, The Ringu Virus, nessun voto. Terror Firmer, un voto. Lake Placid, 3 voti. Stigmate, 3 voti. Audition, 14 voti. La Nona Porta, 22 voti. Blair Witch Project, 44 voti. Staccatissimo però dal Sesto Senso, che ne ha presi 98 voti. Il Mistero di Sleepy Hollow, 99 voti. Ha vinto per un voto sul Sesto Senso. Ma io avrei preferito Il Sesto Senso. Boycott. Peccato anche per La Nona Porta, che mi sembra un po' bassino. Primi tre, Sesto Senso e The Blair Witch Project. Io voglio sapere il parere di Steve una volta che vede The Blair Witch Project. Vediamo se la settimana. Adesso non... Niente, vuoi andare alla cena con i tuoi colleghi università? Vabbè, ci vediamo una volta all'anno, neanche, dai. Una volta ogni due anni, dai. Gnocchi in casa. Mitico Blair Witch Project. No, a me non mi è piaciuto Robby. Manca a me. A me è piaciuto perché eravamo in tre quando siamo andati al cinema a vederlo. Eravamo due ragazzi e una ragazza e dopo siamo andati a vedere Storia in Mezzo Bosco. Dunque... No, nemmeno a me. Devo essere sincero. Poi... Me non convinto. Sembra molto sopravvalutato. Sembra molto sopravvalutato come film. Sì, allora... Salutiamo Andrea, salutiamo Alex, salutiamo grazie. La nostra colonna, Steve Slasher. Posso dire una cosa? Grazie, perché avevo paura e invece pure oggi è andata. Grazie, perché molti, no, non faccio la diretta perché c'è stata in Italia. Chi è?
Alla prossima. Non faccio la Carrie. Ciao. 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 Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao.